Bene, amici e amiche carissimi, bentornati per una nuova puntata di Leonardo Risponde. Cominciamo subito con la risposta alle domande. Mi raccomando, non facciamo troppe domande tutti la stessa persona, quindi lasciamo, chiaramente se poi si vede che chi vedrà la diretta sicuramente ha una visuale maggiore rispetto a me che scorro piano piano i commenti, quindi non so che succede dopo la risposta che sto leggendo, però facciamo in modo di dare la possibilità a più persone possibili di fare una domanda ed eventualmente poi se si vede insomma che non ci sono domande ulteriori, se qualcuno vuole fare una seconda, una terza, massima domanda lo può fare, così evitiamo di ingolfare. Raccomando sempre domande non di tipo personale, quindi che coinvolgano ambiti personali, né tantomeno certamente domande dirette riguardanti la mia e persona. Ecco, quindi detto questo possiamo cominciare a rispondere alla prima domanda. Nicola Vedda, salve don, un laico può avere un messale a casa? Allora, questa domanda insomma è un po' particolare, nel senso che se con può si intende che ci sia qualche proibizione giuridica o canonica che io sappia, non sta scritto né nel codice civile né nel codice penale né nel codice di diritto canonico che è proibito averci un messale a casa. Bisogna vedere che cosa ci deve fare un cristiano con un messale a casa, insomma, perché il messale serve per celebrare la messa. Quindi, che cosa sta a fare un messale dentro la casa di un laico? Punto interrogativo. Che sia un oggetto, come dire, che uno ha la passione, insomma, di tenere libri liturgici ecclesiali, non ci sta nessun problema. Se uno ha non un messale, quelli, insomma, da celebrazione, quelli grandi, quelli rossi, tanto per farci capire, ma esistono delle pubblicazioni molto utili che si chiamano Il Messale Quotidiano, non me ne regalo, cioè io ne ho uno insomma anche mio che usavo quando ero giovane. Lì, oltre che esserci diciamo le parti proprie della messa, ci sono anche le liturgie della parola, della messa di ogni giorno, e tutti e tre i cicli liturgici, l'anno pari e l'anno dispari per i giorni feriali, quindi quello è utile per chi, volendo andare a messa, vuole proprio fare vuole avere una partecipazione perfettissima, insomma, alla Santa Messa, nel senso che vuole seguire parola per parola, avendo tutto davanti. Quindi è chiaro, ma un uso di questo genere non sta nessun problema. Ma non vedo, insomma, quali altri usi si possano fare al di là, insomma, del collezionismo. Certamente un messale non può essere utilizzato, se non come oggetto di studio, da un laico, insomma, evidentemente, no, perché un laico non può dire la messa, né tantomeno dirla dentro casa, insomma, no? Quindi anche un prete per dire una messa dentro casa ha bisogno, nonostante che sia pure prete, del permesso del vescovo, perché non può celebrare lecitamente una santa messa al di fuori del luogo consacrato. Bene, detto questo, Giamma Laurenti ha fatto o ha intenzione di fare qualche catechesi per ragazzi su come fare buon uso dei social, vista anche la sua esperienza pluriennale in materia. Grazie. Non ho fatto catechesi su questo punto, ma farci proprio una catechesi, un ciclo di catechesi, forse una sì, ma un ciclo mi sembra un pochino eccessivo. E il buon uso dei social, certamente, se uno ha già chiaro dei concetti generali ci arriva, allora, e soprattutto se c'ha diciamo delle scelte di fondo già ben definite, perché bisogna vedere se uno vuole fare una vita di amicizia con il Signore, quindi una vita santa oppure no. Se vuole fare una vita santa, noi sappiamo che tutto di per sé può essere buono o cattivo a seconda dell'uso che uno ne fa. E è evidente, se uno sta connesso su Instagram per perseguire, adesso non voglio certamente fare il panegirico di una mia trasmissione, ma per seguire Don Leonardo Rispondo, per seguire una diretta formativa, io non so cosa fanno i miei confratelli, spero che ne facciano molte, insomma, di cose di questo genere, o per vedere un video di un'omelia o di una catechesi su YouTube, o cose comunque che fanno bene all'anima e costruttive, tutto questo è buon uso, diciamo così. Poi non solo buon uso, ma è uso molto molto proficuo. Poi ci sono tante cose che si fanno sui social che non sono in se stesse cattive, ma ti fanno perdere tempo. Quindi postare le sciocchezze, insomma, come fanno un pochino i ragazzotti, e quindi
schiacchiericchiare un pochino senza che si faccia, insomma, niente di molto molto grave o robe del genere, quindi una serie di attività, come dire, indifferenti di per sé, quindi non moralmente compromettenti, che però comunque ti fanno perdere un sacco di tempo, quindi se uno dedicasse troppo tempo a cose di questo genere sicuramente non sarebbe una cosa fatta bene. Poi evidentemente ci sono delle cose assolutamente da non fare che sono la morea e non è tanto difficile, insomma, arrivarci, no? Ecco perché i social diventano, insomma, posti dove si spara a zero contro tutto e contro tutti, dove si va a curiosare nella vita delle altre persone, dove si mette in giro roba che non dovrebbe essere messa in giro, si postano foto che non dovrebbero essere postate e roba del genere, insomma, no? Quindi se dovesse capitare sicuramente, insomma, ci si potrebbe pensare adesso questo, diciamo così, al volo su due piedi è quello che mi veniva, insomma, da dire per avere un primo orientamento. Ci si può certamente poi pensare se fare una catechesi ad hoc. Albi Bert scrive: buonasera padre, come mai i comandamenti sono stati variati nel tempo rispetto alla prescrizione contenuta nelle prime scritture? Grazie. Allora, punto primo, bisogna correggere una piccola cosa, perché alcuni comandamenti sono rimasti tali e quali identici. Non avrai altro Dio all'infuori di me, non nominare il nome di Dio invano, onora tuo padre e tua madre, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna ad altri e non desiderare la roba ad altri, sono rimasti tali e quali. Quali è che sono non cambiati, d'accordo? Non sono stati variati, ma sono stati, risentono chiaramente della pienezza della rivelazione venuta con Gesù. È, diciamo così, si è evoluto il terzo comandamento, perché ricordo del giorno di sabato per santificarlo, sabato era il giorno sacro per gli ebrei. Per carità, era il giorno sacro perché era il settimo giorno della creazione, ma con la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, il giorno del Signore, è diventato il primo giorno dopo il sabato. Quindi evidentemente il terzo comandamento si è evoluto, perché il contenuto è lo stesso, cioè nel senso che i giorni del Signore vanno santificati. Ma i giorni del Signore non sono più le feste ebraiche e i sabati, ma sono le feste cristiane comandate nelle domeniche. Quindi questo è assolutamente normale. Similmente il sesto comandamento, che era stato formulato anticamente con non commettere adulterio, adesso è diventato non commettere atti impuri, risente di due fattori. Primo, il fatto che il matrimonio monogamico, unico e indissolubile, che a quanto Gesù dice era ciò che da Dio era stato pensato all'inizio stesso della creazione, perché quando si parla della questione del divorzio, Gesù non dice che non si può divorziare perché adesso lui istituisce il sacramento del matrimonio, no, ma riporta al da principio non fu così. Solo che dopo il peccato originale c'è stata una degradazione dell'umanità e per cui proprio su questo punto poi è stata veramente allucinante, come testimoniano, insomma, anche fonti storiche antiche. Per cui, per riportare l'uomo già al matrimonio monogamico, c'è stata una discreta fatica. Cioè, penso che tutti quanti sanno, per esempio, che Salomone e Davide avevano tante mogli, non una moglie, mogli per carità che si reputavano legittime, eppure sia Davide che Salomone erano uomini di Dio, erano uomini scelti da Dio. Salomone ha finito male la sua vita, ma Davide, insomma, è stato un personaggio senza dubbio, insomma, glorioso, addirittura figura di Cristo, insomma, Davide, sta nell'Antico Testamento. Quindi non è che facesse bene, cioè, siccome Davide aveva tante mogli, adesso faccio tante mogli anch'io. No, è che la rivelazione, questo è il secondo punto importante, e invito in questo senso a leggere, io ho scritto su questo, c'è un ebook che parla proprio della, perché vuole approfondire queste cose, insomma, no? Della divina rivelazione, quindi della Sacra Scrittura, è tutto quanto un ebook sulla Sacra Scrittura, sono anche i miei articoli sul blog, dove si spiega che la rivelazione di Dio è, come si dice in gergo tecnico, progressiva. Cioè, Dio ha preso l'uomo in uno stato, come dire, di profonda decadenza, e
Infatti Gesù non si è incarnato subito, il Verbo è stato inviato, come dice San Paolo, nella pienezza dei tempi, quindi dopo 2000 anni di storia della salvezza. Secondo il calendario biblico, la creazione avviene circa 4000 anni fa. Abramo si situa intorno a 2000 anni fa, quindi dopo 2000 anni di tutto e di più, dove c'è la storia dei patriarchi, il diluvio universale, eccetera, eccetera, Dio scende in campo e comincia finalmente una storia di salvezza che parte da Abramo. Siamo nel circa 1900 avanti Cristo. Da Abramo a Gesù Cristo ci passano 2000 anni, tanti quanti ne sono passati dalla redenzione oggi, sono tanti. Perché tutto questo tempo? Perché l'uomo ha dovuto compiere un cammino progressivo di rozzamento sempre più grande. Quindi la prima cosa che il Signore ha dovuto far riacquisire è stata la coscienza del matrimonio monogamico, anche la permissione, il libello di ripudio di cui parlano i farisei nella disputa con Gesù, concesso da Mosè, fu un passo avanti, cioè una cosa che nel Nuovo Testamento è inaccettabile, a quei tempi fu un passo avanti. Perché? Perché per come stavano ridotti, cioè già dare un libello di ripudio, quindi, come dire, un carico su chi facilmente andava a cambiare da una donna all'altra e dargli anche un minimo di tutela, era una grande cosa. Capite? È un po' come il discorso sulla schiavitù, che qualcuno di noi oggi potrebbe dire che va bene la schiavitù? Alzi la mano, no? Ma ai tempi delle origini del cristianesimo, la schiavitù era assolutamente diffusa dappertutto, compreso il popolo di Israele, conosceva la schiavitù, d'accordo? Perché la coscienza sociale, che attenzione, l'uomo non è mai un uomo disincarnato, non aveva ancora interiorizzato il valore che ogni uomo, in quanto uomo, è degno di ha una dignità umana che non può essere tale che non può essere ridotto in schiavitù. Però attenzione, cosa cominciarono a dire subito i cristiani? Non di abolire la schiavitù dall'oggi al domani, ma che schiavo e padrone erano fratelli e sorelle in Cristo, avevano comunque la stessa dignità, e quindi lo schiavo non poteva permettersi di trattare, scusate, il padrone non poteva permettersi, il padrone cristiano, di trattare lo schiavo così come li trattavano i padroni pagani. Quindi il rapporto di schiavitù dal cristianesimo è stato da principio umanizzato. Cioè era uno scandalo per quei tempi dire che padrone e schiavo stavano sullo stesso livello, avevano la stessa dignità. Noi non ci possiamo rendere conto, cioè se uno studia un po' si fa un'idea, ma comunque non ci possiamo rendere perfettamente conto, perché queste sono cose che sono completamente fuori dal nostro orizzonte mentale e culturale. Quindi c'è una progressione. Quindi per quanto riguarda questo argomento, prima il matrimonio monogamico e poi l'ulteriore dilatazione, possibile anche per la testimonianza che hanno dato Gesù e Maria, perché Gesù è vissuto castamente, senza essersi sposato. La Madonna ha avuto uno sposo che però non era marito. San Giovanni era vergine. Gesù ha detto agli apostoli di lasciare la moglie. Pietro ce l'aveva la moglie, ma l'ha lasciata per seguire il Signore. Quindi si è introdotto una ulteriore dilatazione che prima non c'era. Prima di Gesù e di Maria, la Madonna, si dice nella tradizione della Chiesa, che fu la prima a fare il voto di verginità. In Israele non esistevano le vergini consacrate. I sacerdoti dell'Antico Testamento erano tutti sposati, tutti. A molti piacerebbero ci diventassero anche quelli del Nuovo Testamento così, no? Ecco, ma non c'era ancora stato Gesù. Quindi figuriamoci se a gente che ancora stava imbarcata in grossolanità, beh, a dire non commettere atti impuri, non capisce niente quello lì di non commettere atti impuri. Già un miracolo se si tiene soltanto una moglie, insomma, no? Quindi capiamo, quindi Dio non è, cioè la storia salvifica non è fatta dal Padre Eterno così, ma è fatta dal Padre Eterno tenendo conto, facendo fare appunto all'uomo un cammino progressivo, giunti poi alla pienezza della rivelazione. Ormai la verità la conosciamo, deve essere soltanto perfettamente compresa ed esplicitata, e qui si colloca anche il ruolo del Magistero della Chiesa, però adesso insomma credo di aver risposto a questa domanda, quindi passiamo alla prossima, se no il tempo passa.
Titi Bruni dice: Buonasera, Don. Se sto cercando di seguire il Signore con tutto il cuore, ma a volte ancora ci sono turbamenti e preoccupazioni che vengono dai piani bassi, cosa vuol dire? Allora, Titi Bruni, questa domanda, diciamo così, va molto sul personale, a parte il personale, no? Ma io come potrei rispondere a questa domanda così in linea teorica, capisce? Non è il suo caso, però tanto per far comprendere una cosa, a volte a noi poveri preti vengono rivolte delle domande, forse è successo anche in questa sede, e la cui risposta è impossibile, nel senso che o io dovrei essere Dio, d'accordo? O dovrei essere un super dotato di chissà quale, insomma, carisma straordinario, perché non posso sapere una cosa di questo genere, quindi è una cosa di cui parlare con il confessore o con il direttore spirituale, perché per capire questa cosa, il turbamento e la preoccupazione non sono cose che vengono da Dio, quindi bisogna vedere che cosa nella sua vita, quali sono le porte aperte, quali sono le cose che non funzionano ancora davanti al Signore, quali siano gli atti della sua umana volontà che alimentano questo stato di cose. Non si può dire. Come dire, non si può rispondere a questa domanda in linea teorica, d'accordo? In linea teorica sì, sicuramente ha già risposto. Se ci sono turbamenti e preoccupazioni, vuol dire che c'è un'area più o meno grande della sua esistenza che non è ancora in sintonia con Dio e con la sua legge. Perché come dice il Salmo 119, grande pace per chi ama la tua legge, sul suo cammino non trova inciampo. Però, numero uno, questa è una domanda, le ripeto, richiede la conoscenza del suo status personale. Evidentemente non è bene che lo espliciti in questa sede, perché questa non è evidentemente una cosa di cui è opportuno parlare in pubblico. Dovrà appunto farne oggetto di colloquio col suo confessore o, se ce l'ha, con il suo direttore spirituale. E il gatto, io, buonasera, padre. Volevo chiedere perché essere ingenuo è un peccato. Ho sentito questo in una sacatechesi, volevo capire meglio, grazie. L'ingenuità dipende sempre da un'omissione nell'uso della facoltà dell'intelletto, e l'ingenuità è anche un difetto, è un difetto, diciamo così, in meno per quanto riguarda la virtù cardinale della prudenza. Gesù nel Vangelo dice: siete prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Non possiamo essere ingenui, nel senso che senza mai poter dover giudicare nessuno, dover giudicare nessuno significa che le intenzioni del prossimo noi non possiamo conoscerle, e fino a prova contraria dobbiamo sempre concedere la bontà delle intenzioni. Però i fatti, le situazioni, devono essere oggetto da parte nostra di riflessione, di ponderazione e di discernimento alla luce delle conoscenze che si acquisiscono. Quindi, sotto questo punto di vista, l'ingenuità, come dire, è una cosa, come dire, per certi aspetti perdonabile, evidentemente, non è un peccato. Cioè, generalmente una persona ingenua non è ingenua per malizia, è ingenua perché è sprovveduta, d'accordo? Per inavvedutezza, diciamo così. Quindi non è una cosa disdicevole, però è certamente un difetto da correggere, specialmente poi quando uno ha delle responsabilità. Un genitore, adesso facciamo un esempio, insomma, significa essere ingenui, c'ha la fidanzatina del figlio, d'accordo? Cioè, se quella una notte chiede di dormire a casa di questa famiglia, cioè non può un genitore dire: facciamoli dormire insieme, perché tanto, cioè, allora, o è ingenuo o è fuori di testa, insomma, no? Cioè, perché non c'è, se tu fai una cosa di questo genere, è come dire, è come se stessi dando, come dire, il permesso, l'autorizzazione ai tuoi figli di fare ciò che non bisognerebbe fare. Insomma, è chiaro che un genitore non può mettere, come si dice, il cane da guardia presso un figlio che mano a mano va crescendo. Deve cercare certamente di educarlo e di trasmettergli dei valori, in modo tale che quando quei valori saranno messi in crisi,
o saranno provati, che sicuramente questi valori lo saranno come, sia in grado di saperli perseguire, osservare e difendere, d'accordo? Però non può essere ingenuo. Se due ragazzini di 15-16 anni li metti chiusi dentro la stessa stanza, cioè è da stolti, insomma, no? Pensare che, come dire, spassino la notte in preghiera, insomma, capite? A meno che non siano due santi. Ma anche due santi, l'esperienza insegna, insomma, che la paglia vicino al fuoco è sempre meglio non metterla. Santa Teresa d'Avila diceva a chi gli chiedeva: ma può esistere un'amicizia spirituale tra un uomo e una donna? E lei era una grande amica di San Giovanni della Croce. E dice: sì, certamente che può esistere, purché ci sia un metro di muro tra l'uno e l'altra, nessun problema. A quei tempi, insomma, i monasteri, ai tempi di Santa Teresa d'Avila, erano belle spesse, insomma, le mura, e c'era la doppia grata, tra l'altro, da una parte e dall'altra. Quindi tutte le amicizie che ti pare sono tutte quante platoniche. Adesso mi si perdoni se sto, ecco, ho fatto questi esempi un pochino, come dire, molto molto grossolani, mi si perdoni, insomma, che sono le prime cose che mi vengono in mente per far comprendere e per rispondere a questa domanda, insomma, no? Quindi quando l'ingenuità diventa grossolana, è chiaro che è colpa, cioè le cose negative che avvengono a causa della mia ingenuità sono in qualche modo a me imputabili, perché poi questo è cosa su cui, comunque, questo è un discorso oggettivo. Da un punto di vista soggettivo è sempre il nostro Signore che giudica, che valuta, insomma, la condizione della singola persona, se era veramente ingenua, se veramente non poteva sapere. Quindi questi sono sempre discorsi oggettivi. Poi sulla persona, chi è a titolo per poter parlare e giudicare è sempre il nostro Signore, no? Rose Lenavalen chiede: buonasera padre, si può pregare anche con i salmi precatori per chiedere giustizia divina nei confronti di uomini potenti che fanno del male all'umanità? Questa è una domanda abbastanza facile, perché i salmi sono divinamente ispirati, quindi sono le parole che Dio stesso ci ha messo in bocca per animare la nostra preghiera. Quindi il fatto stesso che ci siano dei salmi imprecatori vuol dire che attraverso quei salmi imprecatori, quindi anche qui ci sono delle espressioni nei salmi che vanno rettamente interpretati, come facevano i santi padri della Chiesa, quando si mandano gli accidenti, per esempio, contro i nemici. Ecco, noi alla luce del Nuovo Testamento, perché poi è arrivato il nostro Signore Gesù Cristo, ecco, quindi non possiamo recitare quel salmo, come dire, con l'intenzione di augurare gli accidenti a persone umane in carne ed ossa. Perché quando si fa riferimento ai nemici e gli si mandano gli accidenti, si deve sottintendere sempre i nemici della nostra salvezza, cioè gli accidenti si mandano ai diavoli. D'accordo? Perché per quanto riguarda, le persone fisiche reali, nostro Signore nel Nuovo Testamento ci ha insegnato che dobbiamo sempre pregare per la loro conversione. Perché i malvagi, da un punto di vista umano, non sono, a differenza degli spiriti malvagi, irreversibilmente radicati nel male. Fino a quando sono in questo mondo possono convertirsi, possono cambiare. E sappiamo bene che Gesù ama ogni singolo essere che lui ha creato come se fosse l'unico. Quindi i diavoli, che sono inconvertibili, possiamo mandargli tutti gli accidenti che ci pare, insomma, che gli fanno pure facciamo pure bene, ma gli esseri umani no. Ecco, quindi anche qui, anche i salmi, ecco perché la Bibbia si legge sempre nell'insieme, però consiglio anche a questa sorellina, insomma, di andare a leggere quel testo che ho scritto, no? Che si chiama L'ignoranza delle scritture e ignoranza di Cristo, si chiama quel book che ho scritto, dovrebbe chiamarsi così. Si trova, come sempre, sia sul mio sito, si trova sul bookstore di iTunes e su Google Libri. Gratuito, quindi se uno vuole, insomma, andare, perché anche questo qui, cioè capire questa cosa, presuppone uno dei criteri di interpretazione generale della Bibbia, che è che la Bibbia si legge sempre nel suo insieme. Cioè, l'Antico Testamento giunge a pienezza nel Nuovo, però al tempo stesso il Nuovo getta una luce retrospettiva per intendere bene i passi dell'Antico Testamento.
spero di essere stato chiaro anche per questo. Dice Silvi Ganz: cosa posso fare per un caro amico morto all'improvviso per aiutare la sua anima in purgatorio? Allora, mi permetto di fare una piccola chiosa, insomma, a questa domanda. Noi speriamo che quell'anima stia in purgatorio, d'accordo? Perché non possiamo sapere, d'accordo? Non dobbiamo condannare nessuno, ecco, certamente, perché il giudice è soltanto il Signore, ma noi speriamo sempre nella salvezza delle anime, ma non possiamo a priori, adesso non voglio certamente dire che questo suo amico, insomma, non sia un santuomo, no? Però noi non possiamo dire nulla delle persone defunte. Possiamo e dobbiamo sperare che siano salve. Certo, se una persona sembrava, però capite, Gesù ha detto di non giudicare, perché altro è quello che appare di noi, altro è quello che siamo. Cioè, può darsi che una persona apparisse come tutto sommato una brava persona e poi chi lo sa che cosa combinava nella vita privata. E al contrario, può darsi che una persona appariva che tutto sto gran santo non era, però nascostamente chi lo sa quello che faceva. Quindi noi dobbiamo chiamarci completamente fuori. Detto questo, possiamo e ci auguriamo di sperare nella salvezza delle anime che il Signore ha chiamato da questa vita. Dopodiché, comunque siano morti, i suffragi per le anime dei defunti sono sempre le stesse. Il primo e più importante è la Santa Messa da far celebrare. Chi ha grande amore e grande carità e può far celebrare un ciclo di messe gregoriane, sappia insomma che non esiste beneficio maggiore di questo per un'anima defunta. E subito dopo la Santa Messa ci è fatta celebrare, viene a partecipare a una Santa Messa con l'intenzione di suffragare un'anima del purgatorio. Quando si è in condizione di potersi comunicare, offrire la Santa Comunione in suffragio dell'anima del purgatorio, il rosario, la corona dei 100 requiem, la semplice preghiera dell'eterno riposo, le opere buone, le elemosine fatte per suffragare i defunti, come quando scrivono nelle epigrafi non fiori ma opere di bene, questo significa, cioè, quindi cioè, se volete fare qualcosa di buono, piuttosto che mettere dei fiori su una bara che poi si appassiscono a breve e che servono più, come dire, a dilettare l'occhio degli astanti che non l'anima del defunto, fate qualche opera buona in suffragio di quest'anima. Poi ci sono anche i sacramentali dei cieli benedetti e dell'acqua benedetta che si usano sui sepolcri. Questi sono alcuni tra i motivi, non gli unici, per cui si ribadisca, insomma, io su questo, insomma, sono abbastanza attento, anche perché suffragato dalla Chiesa stessa a continuare a insegnare che la cremazione non è pratica cristiana. E il fatto che la Chiesa oggi la tolleri, ma non la approvi, né la benedice, né la raccomanda, né la consiglia. La tollera e si possono celebrare le esequie solo se si può ragionevolmente pensare che quella cosa sia dovuta a non si sa quale buon motivo, ma comunque che non sia una cosa fatta, come fa spesso accade nel mondo laico, a sfregio del dogma della risurrezione della carne. Ma come si legge nell'istruzione a suo tempo fatta pubblicare dalla Congregazione della Dottrina della Fede con l'approvazione di Papa Francesco, mi pare che nel 2014, credo, istruzione, o forse nel 2015, ci sono state una serie di norme restrittive emanate dalla Santa Sede e di distinguo, d'accordo? E di raccomandazione che noi cristiani abbiamo come stile, come modalità ordinaria, certamente pensiamo alle tragedie che sono successe in Nord Italia 2 mesi fa, che è chiaro che in quelle circostanze la necessità, diceva San Francesco, non ha legge, no? Ecco, ma quando uno può, ecco, è bene optare per l'inumazione perché il cimitero è un luogo santo e perché sulla tomba, ecco, dei defunti si possono, come dire, produrre, diciamo così, si possono realizzare anche delle opere di suffragio e che se la tomba non c'è non si possono realizzare. Ecco, tutto qui, insomma, no? Gianluca Verdolino: buonasera padre, mi spiega come si fa la consacrazione al cuore immacolato di Maria? Come
cosa comporta, se poi uno cade in peccato, il peccato cosa succede? È più grave. Allora, consacrare, Gianluca, significa rendere sacra una cosa a qualcuno. Per cui la Madonna ha chiesto la consacrazione al suo cuore immacolato a tutti i fedeli cattolici. Ecco, certamente è evidente che una persona consacrata al cuore immacolato di Maria, se pecca, è chiaro che c'è una circostanza aggravante e soggettiva. Perché pecca una persona che si è consacrata al cuore immacolato di Maria, non un fedele che non si è consacrato al cuore immacolato di Maria, che non ha fatto questo gesto di amore e di devozione, no? È come il peccato commesso da un sacerdote o da un consacrato religioso o una religiosa. Se io dico una parolaccia, che la dica io è più grave che non che la dica un laico, perché sono un prete. Quindi è un aggravante, questo si trova anche nel codice penale, diciamo così, della legislazione civile, da un punto di vista soggettivo. Quindi è chiaro che una cosa del genere comporta delle responsabilità ulteriori. Ora, per consacrarsi al cuore immacolato di Maria non occorre essere diventati come San Francesco, perché altrimenti la consacrazione non la farebbe nessuno. Però, io raccomando sempre, l'ho anche scritto, c'è un altro ebook che si chiama La consacrazione a Maria, e anche la consacrazione semplice al cuore immacolato di Maria richiede che una persona abbia fatto almeno la scelta di vivere, come si dice nel parlare comune, da fedele cattolico praticante. Praticante vuol dire messa regolarmente, confessione regolarmente, comunione frequentemente e sforzo di osservare 10 comandamenti. Questo nel cuore uno lo vede. Cioè, se uno ha delle situazioni aperte di peccato, mi si permetta di fare qualche esempio grossolano, tipo ogni tanto che prendesse la prostitute, d'accordo? O che ogni tanto prende e si concede, insomma, altre licenze, diciamo così, ecco, poco consone sul sesto comandamento, o che ne so, gli capita abbastanza spesso ancora di bestemmiare, o che ogni tanto fai blackout e manda in ferie la messa domenicale. Io, insomma, aspetterei un pochino, nel senso che non mi sembra una condizione tale da poter autorizzare questo gesto, cioè, si deve giungere, come dire, a questo minimo indispensabile, insomma, no? Poi ci sono delle consacrazioni superiori, diciamo così, alla Madonna, che richiedono qualcosa di più. Ecco. Quindi non è che una persona consacrata alla Madonna diviene impeccabile o che è sicuro che non cada, però, e questo una persona lo sa nel cuore, non ci devono essere delle situazioni di peccato aperte, quantomeno di peccato grave, aperte e irrisolte. Poi è chiaro, io faccio la considerazione, se Maria è una tentazione di quelle terribili, posso pure commettere un peccato mortale e Dio non voglia e mi andrò a confessare subito, d'accordo? Ecco, però non ci deve essere una situazione di questo genere. L'atto di consacrazione semplice è una cosa molto semplice, basta che uno va online e trova un atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Quindi bisogna leggerlo perché l'atto di consacrazione è fondamentalmente un consacrare la vita alla Madonna senza prendersi grandissimi impegni, se non appunto quello di fare una vita cristiana decente, ma dove si chiede alla Madonna la sua custodia, la sua protezione, una cosa consacrata, la Madonna considera come una cosa sua, è un atto di culto fatto nei suoi confronti, è un atto con cui le si riconosce il mandato da parte di Dio di proteggerci, di custodirci, di difenderci, soprattutto contro le insidie del maligno. Ecco, questo per quanto riguarda ovviamente la consacrazione semplice. Per quanto riguarda altre forme di consacrazione, ci sono anche altre cose, ma non è il caso di approfondirle in questa sede. Buonasera, le ha detto che il confessore, dice Desiree, non può pensare alla confessione. Il penitente può, se capita che dica una cosa della confessione è peccato. Allora, della confessione meno se ne parla e meglio è. Cioè, se un penitente deve pensare alla confessione a titolo suo personale, cioè deve ricordare magari qualcosa che ha detto al confessore o qualche cosa che il confessore gli ha detto per il suo bene, come no? Certamente non c'è nessun problema. Però
non deve mettersi a chiacchierare, specialmente, e lo dico, non deve assolutamente parlare e dire come quello che il prete gli ha detto, né tantomeno, ecco, lamentarsi o andare a dire cose sul confessore. Perché chi fa una cosa di questo genere fa una carognata, mi si perdoni il termine, da un punto di vista oggettivo, veramente disdicevole. Perché se questa persona dicesse, come quasi sempre accade, qualcosa di inesatto o peggio ancora di sbagliato, peggio ancora di calunnioso, di ingiurioso, il confessore non si può difendere. Capite? Quindi non può farci niente, non può smentire. Quindi la confessione è materia incandescente, d'accordo? Per cui a prescindere dalle legislazioni canoniche, conosco per grazia di Dio abbastanza bene quelle che riguardano il confessore, ma della confessione meno se ne parla e meglio è, quello è un mondo a parte. Cioè, bisogna imparare oggi, cioè, una delle cose che assai manca, ed è cosa molto poco santa, e la vita che facciamo sempre connessa con i social, eccetera, eccetera, questo lo amplifica, è la riservatezza e il sacro silenzio. Io qualche volta, quando qualche persona, come dire, lo capisco che non sa quello che fa, ma fa a me qualche domanda personale, io qualche volta gli ho risposto, ma gli ho risposto non per orgoglio, perché ti devo educare. Tu non mi puoi venire a farmi una domanda diretta e personale, a me, ma a me come a nessun sacerdote, capito? Alcune domande dirette e personali, eventualmente riguardanti una certa sfera, quindi sfera esterna e attinente al ministero, me lo fa il vescovo, d'accordo? Ma non una persona qualunque, capite? Le domande dirette e personali non si fanno. E se vengono fatte, non si risponde, d'accordo? Perché è una forma grave di mancanza di rispetto del prossimo e di mancanza della riservatezza. Cioè, sono io che decido se, cosa, quando, come e con chi condividere qualche cosa di personale. Fermo restando che alcune cose non le posso condividere, d'accordo? Tipo cose inerenti alla confessione, che me le tengo per me e ne parlo, certamente se ne posso parlare con Nostro Signore, o se c'è qualche cosa da chiarire ne riparlo riandandomi a confessare con lo stesso confessore, basta però. Ecco. Riservatezza, ecco, e sacro silenzio. Buonasera, Andrea Rosè 75, se il Signore chiama un sacerdozio, la persona prende un'altra strada davanti a Dio, poi dovrà rispondere per una vocazione sbagliata. Allora, questa domanda è complessa perché numero 1, premesso sempre che io non sono l'Altissimo, quindi non oso immaginare cosa lui possa fare. Per quello che a noi ci è dato di comprendere, è evidente che il nostro Signore abbia un progetto su ciascuno di noi. Se qualcuno avesse ricevuto la chiamata al sacerdozio, il sacerdozio, nessuno pensi che se diventa sacerdote fa un sacrificio, dice: ah, Signore, ah, adesso ti sacrifico la mia vita. Non si sacrifica nessunissima vita, perché si riceve il dono in assoluto più grande, che più grande di questo non lo potrebbe fare il nostro Signore, a un individuo umano di sesso maschile. Non esiste dono più grande di questo. Neanche se t'apparisse lui in persona, neanche se t'apparisse la Madonna. Non c'è dono più grande di questo. Quindi dipende se la persona ne ha preso coscienza, se, come dire, ha sentito nel cuore una cosa di questo genere, magari ha omesso di prenderla in considerazione, quindi di approfondire, di fare discernimento. Cioè, le situazioni che possono capitare sono le più varie. È chiaro che nella misura in cui c'è colpa, non è escluso che il nostro Signore possa poi chiamare la persona a rispondere. Una cosa è certa, questa è sicura, questa qui. Se noi usciamo dalla volontà di Dio, e l'orizzonte vocazionale è un orizzonte fondamentale in cui si manifesta per noi la volontà di Dio, sicuramente pregiudichiamo la nostra felicità, pregiudichiamo
in questo mondo e presumibilmente parte della nostra felicità oltre questo mondo, certamente. Questo è certo, questo non vuol dire che se andiamo all'inferno, ipso facto, almeno non credo, quindi tenete sempre presente che io sono un povero prete, insomma, perché parlando dico sono una persona chiamata al sacerdozio, poi si sposa, è fedele alla moglie, educa i figli nella fede, lavora onestamente, non fa peccati mortali, non vedo perché debba andare all'inferno, insomma, mi sembrerebbe molto molto strano. Ecco, però, certamente, questo dobbiamo presumerlo, siccome quello che Dio ha pensato per noi è il meglio, quindi anche lo stato di vita è fondamentale, perché se io entro bene nello stato di vita e faccio quello che lo stato di vita mi richiede, io divento santo in quello stato di vita con le grazie che il Signore mi ha preparato e mi sentirò felice e realizzato perché sto facendo quello che Dio vuole in quel certo stato di vita. Quindi non è sempre un problema di inferno o paradiso, per essere, diciamo così, espliciti. Le cose a volte sono un pochino più articolate, insomma, no? Ecco, quindi stare nella volontà di Dio, quanto meglio ci stiamo, tanto meglio stiamo noi, d'accordo? Stare fuori della volontà di Dio, tanto più fuori stiamo e tanto peggio stiamo noi. Questo è, come dire, ciò che bisogna sempre ricordare. Loris Leone, buonasera. Don può un ateo meditare il paradiso senza mai convertirsi, ma compiendo solo delle buone opere verso il prossimo? Questo dipende, questo qui, Loris. Cioè, la Chiesa insegna che la salvezza è accessibile anche da coloro che senza colpa, attenzione, ignorano il Vangelo, l'esistenza della Chiesa e la sua necessità per la salvezza e si comportano bene davanti a Dio seguendo le intenzioni della propria coscienza. Quindi bisogna vedere chi è questo ateo, se è un ateo battezzato, se è un ateo che ha conosciuto la Chiesa, se c'è stato, perché ne è uscito, se ha avuto degli scandali. Quindi c'è, cioè, un giudizio su questo genere, insomma, lo può fare perfettamente soltanto nostro Signore, no? Quindi noi c'è sempre il grande scarto tra le situazioni oggettive, che nemmeno possiamo conoscere molto bene, e quelle soggettive. Dentro il cuore noi non ci possiamo assolutamente entrare. E quindi se è una persona che è fuori completamente della Chiesa Cattolica e ne è fuori senza colpa, va, vige in pieno quello che ho detto. Se è una persona che sta dentro la Chiesa Cattolica e ha fatto la scelta di ateismo, questo è un problema un pochino più serio, perché l'ateismo è un peccato grave quando è volontario contro il primo comandamento. Fermo restando che la storia e la vita di una persona, perché quella persona è diventata atea, ha delle buone motivazioni, cioè delle buone motivazioni in senso, come dire, in senso lato, non c'è mai una buona motivazione per diventare atea, ma brutte esperienze, scandali, situazioni difficili, dove, nella parrocchia, nella famiglia, non si sa, cattive compagnie, cattivi maestri, la scuola, quindi il bene che noi facciamo dal Signore viene sempre ricompensato. Per meritare il paradiso insegna la Chiesa che il bene deve essere fatto stando in grazia di Dio, perché solo le opere buone fatte in grazia e quindi animate dalla carità sono di per sé meritorie del paradiso. Le opere buone non fatte in grazia di Dio non sono meritorie del paradiso, ma meritano comunque da Dio una ricompensa temporale, e Dio tutte le ricompensa, eh? Quindi e San Tommaso d'Aquino scriveva nei suoi scritti che se Dio sa che una persona, questo lui lo sa nella sua preveggenza, non andrà in paradiso e comunque ha fatto un sacco di opere buone, quello il nostro Signore gliele remunera e gliele ricompensa fino all'ultimo spicciolo, tutti con grazie temporale in questa vita. Grazie temporale significa cose materiali o cose di questo mondo, la salute, i soldi, la prosperità, il lavoro, la casa, che so, e cose di questo genere. Spero di essere stato chiaro, andiamo avanti. Miori Amelia, se manca la fede e la piena avvertenza un peccato mortale non si fa.
Allora, la fede col peccato mortale c'entra poco, c'entra, perché per fare un peccato mortale occorre, secondo il catechismo, la piena avvertenza, il deliberato consenso e la materia grave. Chiaro che se la piena avvertenza non c'è, il peccato mortale non c'è. Solo che bisogna vedere perché questa piena avvertenza non c'è. Ecco, perché comunque sia, la piena avvertenza scusa da peccato mortale. Ma se la piena avvertenza manca a causa di una trascuratezza grossolana di coscienza, cioè la piena avvertenza non c'è quando io non mi rendo conto che la cosa che sto facendo è un peccato grave. Però noi abbiamo anche il dovere di formare la nostra coscienza, perché tralasciare la nostra formazione cristiana, quindi vivere senza curare la nostra formazione cristiana, è peccato di omissione davanti a Dio, perché noi siamo tenuti a formare la nostra coscienza. Cioè, gli uomini perdono un sacco di tempo in tante cose inutili, ma devono sapere e devono ricordare che c'è la cosa più importante da fare, che è salvare la propria anima, dice San Pietro. E per salvare la propria anima bisogna stare lontano dal peccato. E per stare lontano dal peccato bisogna conoscere i peccati. E per conoscerli bisogna formarsi. D'accordo? Quindi, se si è ben formati, la piena avvertenza non mancherà mai. Questo in generale. È evidente che a giudicare la situazione del singolo perché questa persona non c'ha la piena avvertenza è cosa, come abbiamo già detto diverse volte, che può fare soltanto nostro Signore. A Crespolini dice: buonasera, mi può chiedere se nella vocazione adulta, 40 anni, ci sono elementi che possono caratterizzare la formazione sacerdotale rispetto a un ragazzo di 20 anni? La domanda non è molto chiara, ma se deve diventare sacerdote una persona che ha 40 anni, sì, anzi, bisogna vedere anzitutto, insomma, di fare un buon discernimento, perché le vocazioni molto, molto adulte vanno sempre soggette, in base alla sapienza della Chiesa, a un profondo discernimento, perché capite, per un motivo molto, molto ovvio, se tu hai un giovanotto di 19-20 anni, è di per sé, secondo le regole della crescita umana, abbastanza facilmente modellabile in una certa direzione, no? Perché a 20 anni non è ancora un uomo, è ancora certamente non è un bambino, è un giovane, ma è ancora, come dire, flessibile, no? Diciamo che il limite, diciamo così, uno diventa veramente un uomo maturo o una donna matura, una donna un po' prima, insomma, però intorno ai 30 anni, quindi prima di questa data c'è ancora un processo di assestamento, poi certamente la persona matura acquista le esperienze, per cui più gli anni passano e più si cresce ancora, no? Però una personalità, diciamo così, abbastanza formata intorno ai 30 anni. È chiaro che una persona che ha 40 anni, acquisire modi di pensare, stili, forme che non ha mai avuto, richiederà una grande fatica, non è impossibile, ma quindi è cosa che va soggetta al discernimento del vescovo, anzitutto se si tratta di una vocazione al sacerdozio diocesano, oppure dei preposti alle singole aree formative degli istituti religiosi in questo secondo caso, perché è chiaro che c'è una parte della formazione che è universale per tutti, cioè la formazione spirituale, la formazione intellettuale, la formazione morale e anche la formazione umana, che deve avere un ministro di Dio, quella bisogna averla. E poi, questo è quello che posso dire io, non ho mai lavorato nei campi, diciamo così, della formazione, né nei seminari, né sono un esperto in scienze pedagogiche, né conosco bene nemmeno, come dire, i progetti, i programmi pastorali, se ci sono, della Conferenza Episcopale Italiana o dei Vescovi, insomma, quindi non so dare indicazioni specifiche in merito. Ho risposto, diciamo, in base a quello che il buon senso e quel poco di generale che so mi ha suggerito, ecco, di dire in una situazione di questo genere. Ecco, però le vocazioni adulte vanno sempre, diciamo, soggette anche quelle giovani, quindi, ma vanno soggetti ad un attento discernimento. Nicola Vedder dice: cosa vuol dire che al di fuori della Chiesa cattolica non c'è salvezza, quindi ebrei e musulmani e buddisti vanno all'inferno?
No, Nicola Vedda, su questo io ci ho fatto dei diversi, basta andare sul mio canale YouTube e cercare proprio questa formula, extra ecclesia nulla salus, e fuori della chiesa non c'è salvezza, per capire la retta interpretazione di questo adagio, perché fuori della chiesa non c'è salvezza nel senso che tutti coloro che si salveranno, anche ebrei, buddisti e musulmani, se accederanno alla salvezza, quelli fanno parte della Chiesa, non sono fuori della Chiesa. La cosa che c'è stata in questo mondo è che non hanno fatto parte in questo mondo del corpo visibile della Chiesa. Ma la Chiesa non ha soltanto un corpo visibile, ha anche un'anima invisibile di cui appunto fanno parte quelle persone che si salveranno per la redenzione universale realizzata da Cristo. Per la mediazione che la Chiesa visibile opera nel corso della storia e in forza delle buone opere compiute in base al dettame della propria coscienza e in forza del fatto che sono giustificati da qualche buona motivazione che non gli ha consentito di riconoscere Gesù Cristo come Dio in questo mondo, né la necessità della Chiesa per la salvezza e quindi di entrarci esplicitamente, tutte queste cose qui, ma questi non stanno fuori della Chiesa, questi stanno dentro la Chiesa. Mentre stanno fuori della Chiesa, anche battezzati, e speriamo pochi, ma a quanto dicono illustrissimi autori, anche santi, anche ministri e consacrati, coloro che stanno dentro la Chiesa a fare i Giuda redivivi. Quelli stanno dentro la Chiesa visibile, ma quelli non fanno parte della Chiesa. E quando ci sarà il giudizio universale, saranno separati dalla Chiesa. Da Lumira, buonasera Leonardo, va bene ascoltare la messa 2 volte al giorno e accostarsi alla Santa Comunione appunto 2 volte al giorno, magari nella stessa mattinata o nello stesso pomeriggio, grazie. Allora, stamattina c'era una meditazione sulla Divina Volontà che aveva come oggetto l'equilibrio. Allora, di per sé, secondo l'attuale legge della Chiesa, è consentito, non imposto a un fedele che partecipi 2 volte alla Santa Messa di accostarsi in un giorno, di accostarsi entrambe le volte alla Santa Messa, purché, chi osa la legge della Chiesa, la Messa sia ascoltata dall'inizio alla fine. Ora è evidente che questa cosa qui bisogna poi vederla nelle circostanze concrete. Questa è la legge teorica, quindi significa che se io, cioè, la mensa di questa norma è che io vado a Messa tutti i giorni. Magari muore qualcuno e partecipo al funerale, sono andato a messa stamattina oppure andrò a messa stasera, al funerale alle 3, posso farmi la comunione per sto defunto oltre che quella che farò questa sera? Certamente sì. Ma è chiaro che fare regolarmente tutti i giorni una cosa di questo genere, sapete che ogni volta accostarsi alla comunione, c'è scritto recentissimamente un articolo, è sempre un problema personale, d'accordo? Per cui uno potrà valutare in coscienza, ecco, perché farsi 2 comunioni al giorno tutti i giorni per un fedele laico, insomma, io insomma, personalmente la vedo come una stranezza, insomma. Anche per un sacerdote la seconda messa, il binare la messa è lecito, non ci vuole certamente l'autorizzazione del vescovo, ma ci deve essere una motivazione pastorale, cioè, per esempio, io non potrei lecitamente, se io ho la messa parrocchiale alle 6 del pomeriggio, io non potrei celebrare un'altra messa privata. Cioè, siccome sono tanto devoto alla Madonna, oltre alla messa che celebro per la parrocchia, però faccio un'altra messa mia, non la posso fare. Non si può. Se c'è un funerale, sì. Se è domenica che devo celebrare 2 messe perché non c'è un altro sacerdote che mi celebra quell'altra, sì, d'accordo. O se c'è qualche altra buona ragione, altrimenti no. Quindi l'equilibrio vale in tutte le cose, cioè una comunione al giorno, se fossero fatti bene dovremmo diventare tutti quanti santi, quindi non solo che dovrebbe bastare, dovrebbe a mio avviso anche avanzare, ecco. E se non si diventa grandi santi con la comunione quotidiana, c'è qualche problema da parte nostra. Questo problema non sarà risolto facendone due. Magari sarà anche aggravato, perché forse se non divento santo con una,
c'è qualche problema in come ricevo quell'unica comunione quotidiana. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Buonasera padre, lei sa chi fosse Carlo Alfonso De Mercantis? No, mai sentito nominare. E andiamo verso la conclusione. Sì, è meglio dare la benedizione perché siamo. Padre, ma come fanno le persone consacrate a Dio ad essere casti o vergini per tutta la vita? Dono di Dio custodito dalla singola persona. È un dono di Dio, ma bisogna custodirlo. Quindi, non è che una persona deve fuggire l'occasione, deve mantenersi puro nella mente e nel cuore e deve pregarci sopra, perché altrimenti questo dono viene disperso. La mia benedizione a tutti, ci vediamo la prossima settimana. Ave Maria.